Minori guadagni per il comune, maggiori costi per gli utenti che utilizzeranno i parcheggi a pagamento e la perdita di diversi posti di lavoro. Di questa opinione la cooperativa sociale Terco, in riferimento alla nuova gestione dei parcheggi a pagamento nella città di Teramo, affidata dopo una gara con Project Financing alla Easy Help Costruttori Teramani. Un bando indigesto alla cooperativa sin da subito che ora giunto a compimento ha riportato i 26 lavoratori a protestare per rivendicare le proprie ragioni. Ma la Tercop non si è fermata solo alla protesta, visto che ha presentato un ricorso al TAR Abruzzo, i cui punti salienti sono stati illustrati nel corso di un sit-in davanti alla sede comunale in via Carducci. Noi su tanti punti abbiamo sintetizzato solo quattro, l'articolo 30 del decreto legge 50 del 2016, comma 1 e comma 2, le stazioni appaltanti non possono limitare in alcun modo artificiosamente la concorrenza allo scopo di favorire o svantaggiare indebitamente taluni operatori. Con una serie di omissioni, di mancati chiarimenti, di mancati accessi agli atti, è stato impedito di fatto lo sviluppo di una seria concorrenza tra la Easy Help e la Tercop. Questo è un punto. Poi, sentenza del TAR Liguria del numero 539/2018, si ritiene violato il principio di non discriminazione nell'ipotesi in cui l'amministrazione appaltante inviti solo alcuni promotori ad apportare modifiche ai progetti. Questo è quello che è successo con noi. Poi il Comune aveva l'obbligo di non solo di valutare i tre studi di fattibilità presentati dalla Tercop in questi anni e ancora nella disponibilità dell'amministrazione, ma aveva anche l'onere di motivare l'esclusione attraverso provvedimento motivato. Alla Tercop non sono state mai comunicate le motivazioni dell'esclusione sui tre progetti. E l'ultimo, in pendenza di un ricorso per accesso agli atti connesso a un procedimento di affidamento di servizio in esito a Project Financing, cioè quello che si è successo, la stazione appaltante deve sospendere la gara e anche l'eventuale aggiudicazione, principio stabilito dal Consiglio di Stato con decisione della sessione quinta del 28 ottobre 2019, numero 7387. È successo proprio questo, noi abbiamo fatto un accesso agli atti per appunto presentare un nuovo progetto praticamente e anche per sapere quello che stava succedendo in merito alla segnalazione all'ANAC di questa società, ci sono stati sempre negati, quindi non ci è stato consentito di partecipare in tempo utile. Quindi i punti sono evidenti, sono chiari e quindi praticamente contiamo che le leggi contino qualcosa e che vengano rispettate.